Uè, salve a tutti Watchikbari, bentornati su Mario Party 8. Nella scorsa puntata ho finito il gioco, ho completato la modalità gara stellare, ma c'è altro da vedere in questo titolo. E soprattutto devo rifare quella modalità per sbloccare Calamaco, perché io ho sconfitto Marte il Koopa nel tabellone di Bowser in un modo veramente allucinante, che per avere Calamaco devo rifare quella modalità. E lasciamo perdere, lo farò off camera ovviamente. Allora gente, oggi vediamo un po' una nuova modalità, ragazzi. Allora, abbiamo Tedone Party, il party normale che tutti conoscono. Padiglioni minigiochi non posso ancora andarci perché questo è appunto i minigiochi che ho sbloccato e ne ho giocati veramente pochissimo. Bazar dello svago, scambia le tue carte allegre con tanti divertenti oggetti, vedi i tuoi record nei minigiochi e area extra. Gioca minigiochi esclusivi disponibili solo qui. Facciamo questa. Mi sembra interessante, non so quanto duri, non so neanche se è metà lunga questa area extra. Già. Allora, un giocatore. Allora, posso scegliere se usare un personaggio di MP8 oppure un B. Uso il... ok, Struzzi. Bellissima struzzettina, è il tuo turno, grazie. Penso di essere uno dei pochi che adora Struzzi. Infatti è uno dei personaggi preferiti, Struzzi. Ok. Ti do il benvenuto all'area extra, un luogo unico al mondo. Preparati per qualcosa di speciale. Ti attende un'area speciale, il reame del di più, l'universo del surplus. Qui giocherai minigiochi esclusivi. Bene, partiamoci, minigioco speciale a quale vuoi giocare? D'accordo? Non ne ho idea, fra. Proviamo a tutta birra. Iniziamo. Si parte, divertiti con il minigioco speciale. È un'attrazione. Bella questa cosa. Sali sul tuo veicolo e corri verso il traguardo. Cerca di far record del percorso. Ok, comandi. Ok, è facile. Questo tipo F-Zero. F-Zero questa roba. Oddio, sapete cosa mi ricorda? Il film di Chuck E. Cheese. Ve lo ricordate, ragazzi, la mia reaction a quel film? Bellissimo, direi, eh. Oddio. Ok, aspetta. Aspetta, fra. Ok, no, sta andando abbastanza male all'inizio, però ok, devo abituarmi un pochino ai comandi. Oddio, troppo veloce, fra. Troppo veloce. Da che parte devo andare? Ok. Oh, bello. No, dall'altra parte. Dall'altra parte, Struzzi. Ok, combi si rallenta, va benissimo. Ok, oddio. Ah, cazzo. Scusate, ho sbagliato. Certamente è molto meglio farlo con più giocatori, però sono da solo. Che tristezza, è vero. Ok, vai. Oh, bellissimo. Bellissimo. Oh mio Dio, che figata. Ah, aiuto. Basta. Ah, troppo veloce. Ma un casino veloce. Ok. Normale che non sterzi più di tanto, vero? Cioè, devi muoverlo col braccio, questa roba. Che cacchio, fammi finire. Fammi finire. No. Dai, aiuto. Ok. Di qua. Mamma mia, che cacchio, però. Oh mio Dio santo. Che roba. Ho fatto pure un nuovo record. Addirittura, potevo fare meglio se non andavo a sbattere. Oh, bello, Questo mi è piaciuto. Questo mi è piaciuto, ragazzi. Molto fico. Allora, facciamo bandiera corsare. Questa. Ah, il Nunchuck. D'accordo, vado a prenderlo. Ok, sono pronto.
Questo è un minigioco famosissimo! Lo conosco questo, ma devo fare attenzione. Quindi, Nunchuck, bandiera bianca. Telecomando Wii, bandiera rossa. Entrambi quando le alza tutte e due. Ok. D'accordo. Sopra. Piano, eh. Ok. Devo arrivare a 10. Devo arrivare a 10. Fa pure le finte lo stronzo. Guarda, guarda. 5. 6. Dai, 7. 8. 9. 10. Ancora. Ok, fa le finte. Bastardo, fa le finte. Vedi? Fa le finte. Ok. Vai. Bene. Mi sto solamente aspettare. D'accordo. 20. 21. 22. 23. Vai. Quanto dura sta roba? Ho vinto! Finito il minigioco, ragazzi! E perché mi fai cadere? D'accordo? Non è una bella cosa. Ho vinto io. Perché mi fate cadere dalla nave? Vabbè, abbiamo visto, ragazzi, questo minigioco molto molto famoso, gente. Perfetto. Allora, adesso andiamo, ragazzi, a fare questo. Cerca sul tabellone le facce della disposizione indicata sulla sinistra. Ok, comandi A e B seleziona. Ok, sei una specie di memory. Vai, strozzi. Allora. Ah, ok, è una cavolata. Todd e Martel Koopa, qua. Ok, Mario. Aspetta. Qua. Fatto. Luigi, ok. È questo? Sì, sì, è questo, è questo. Ok. È questo. Perfetto. Livello 2. Aspetta, aspetta, porca... Ecco, trovato. Yoshi, Todd. Questo. Non è neanche tanto difficile, comunque. Wario, Todd e Toadette. Wario, Todd e Toadette. Qua. Perfetto. Ok, Wario... Oh, cazzo, non è questo. È questo. Ok. Toadette, Yoshi, Wario. Oh, mio Dio. Ok, è questo, è questo, è questo, è questo, è questo. Livello 3. Oh mio Dio. Luigi, Waluigi, Daisy. È questo. Sì, è questo, perfetto. Mario, Dio santo. Ora diventa difficile, eh. Non è questo, merda. È questo. Mario, Waluigi e Wario. No, non è questo. È questo. Wario e Peach. Non è questo. Peach, Luigi, Waluigi, Bartel Pupa, eh. Questo, è questo, è questo. Finito, ragazzi. Facilissimo. New record. È un bordello giocarlo in più giocatori, questo lo dico.
Ok, allora, ora tocca al bowling. Va bene. Però l'ho già provato un attimo e ogni volta la palla va sempre fuori. Non so bene che angolazione dovrei mettere. Beh, regole. Ok. Posso giocare fino a 4 giocatori. Se rilasci troppo presto, palla finirà sul canale. Ti dico di indossare l'accetto in maniera corretta. Ok. Non ce l'ho neanche l'accetto, lo dico subito. Uè, signore strozze, are you ready now? Ok, c'è un tempo che va comunque. Va fuori. Da che parte devo lanciarla? Va fuori. Devo metterla un po' più a sinistra. Quanto? Va a cagare. Sto facendo schifo, lo so. Oh! Oh! Ne manca uno! Dai, uno! Ma come? Ma dai! Cos'è sta mafia? E va fuori adesso, va fuori adesso, Ne mancava solamente una, ne va fuori! Maronna santa! L'odio! Comunque lo dico, solamente provare questo minigioco, non mi importa se lo vincerò, non ne ho idea. Strike! Cos'è, signori? Cos'è sta novità che faccio gli strike? Comunque, let's go! Ecco il cavolo. Bello, proprio fantastico, direi. Bellissimo. No, stupendo veramente. Quanto dura sta roba? Raga, la lancio sempre male. Devo lanciarlo dritto allora. Ah, è finito. D'accordo. Non mi importa niente, ho fatto schifo. Non mi importa. Ho capito, mettevo da una parte. Ok, che è successo? So di aver fatto cagà. Però io lanciavo la palla e quella andava dove cacchio mi pare. Però ho fatto strike. Ho fatto strike, questi non possiamo ancora vederli, boh. Non so neanche il motivo. Non so, ragazzi, se riesco a far vedere ogni minigioco, ogni roba del gioco, ogni cosa, perché... Beh, diciamo, alcune cose si sbloccano un po' dopo, eccetera. Vabbè, ragazzi, ora rifacciamo questo. Speriamo tanto di fare un punteggio migliore con il mio Mi, anche se ne dubito. Questo, ragazzi, è un minigioco veramente stupefacente. Partiamo male. Ok, d'accordo. Ok, vai. D'accordo, qua andiamo. Dei meandri dei tunnel. Ok. Forse sto andando meglio. Non ne ho idea. Però che cazzo ste rocce. E di qua. In mezzo. Bella questa musica, bellissima. Ok, vai. I trip mentali. E vai. Oh, che schivata. Oddio. Che roba. Migliorato tantissimo. Bello davvero.
Altre di queste: 200 dovere ho, quindi magari posso acquistare dei minigiochi, posso acquistare qualcosa del bazar. Cioè questo. Ora vediamo. Bazar dello svago. È un negozio, no? Non ne ho idea, raga. Com'è che funziona questo? Non è un negozio, no? Sono varie modalità da fare? Fammi vedere un po', eh. No, è un posto dove si acquista le robe. Allo stand statuine c'è la parata tutti i giorni. Acquisto oggetti dello stand sorprese. Stand musiche. Aspetta, oggetti. Cosa c'è in oggetti? Ah! Ok, voglio prendere questo, che mi ricordo che era un bel minigioco. Ah, è qua che si acquistano tipo dei minigiochi. E io, ragazzi, devo acquistarli, eh. O magari sto sprecando qualcosa. Sono musiche qua. Ci sono degli oggetti pure. D'accordo. Non so a che servono, però va bene. E dall'altra parte che abbiamo qua? Ah, questo è lo stand dei minigiochi, eh. Yep. Quindi è qua che si acquistano altri minigiochi. Oh mio Dio santo. D'accordo. Dovrò giocare parecchio allora. Cavolocci. Ne ho solamente 29 qua, raga. No. Questo di quanti? 50. Ragazzi, scusate, non l'avevo notato prima che c'era questo padiglione per i minigiochi. Però comunque penso che va bene così, raga. Abbiamo visto comunque il bazar dello svago. Svago? Quindi diciamo che off camera proverò a fare più punti. Vediamo. Vabbè, ragazzi, almeno abbiamo sbloccato qualche nuovo minigioco. 2 o 3. Quello che è. Ok, gente, questo è tutto per questo episodio di Mario Party 8. Nel prossimo non so che cacchio faremo. Vediamo un po'. Io devo assolutamente sbloccare Calamaco, sempre arena gara stellare. E ciao ciao. Uè, hey.